film esce il 4 di aprile, quindi sarà proprio la vigilia dell'uscita, distribuito da 01, è una produzione di Zero Cinema e Rai Cinema. Io presento gli ospiti che sono qua, poi il meccanismo ormai lo sapete a memoria, sempre lo stesso, quindi io cercherò di tenere i turni di prenotazione. L'incontro non è infinito, quindi vi prego, dopo 40 minuti non alzate la mano, perché è inutile, lo dico, perché altrimenti poi Dio non mi ha dato la parola, ho detto tutto questo. Allora, vi presento tutte le persone che sono qui e quindi comincio da, appunto da chi rappresenta il cinema, sarà Antonio Nicola che è accanto a me, naturalmente, poi le due interpreti del film, due del film che sono con noi, Flavia Gerini e Valentina Bellet, buongiorno, benvenuta naturalmente. Poi Pino Corrinos, che è l'autore del libro dal quale il film prende le mosse, ispirazioni. E poi in ordine sparso vi presento altre persone, Lorenzo Richelli, Luca Barbareschi, che ovviamente rappresenta anche il Museo Cinema, Francesco Montanari, Armando Berazza, Alessandro Peroma, Luca Vecchi, credo non aver dimenticato nessuno, ovviamente per ultimo, insomma, questo è di gioco retorico, è il responsabile di tutto quello che abbiamo visto, avete visto questa mattina, che è il regista Fabio Resinato, ai quali i miei complimenti personali per il lavoro che ha fatto. Fabio, sei caduto subito quando ho detto, ci sei caduto, pensa che non ti nominassi. Era una gag. Sì, no, va bene, preparata, ci siamo sentiti questa mattina presto. Chi vuole cominciare la nostra conversazione? Parlare proprio piano giù. Sì, è vero, stanno arrivando le voci. No, no, giù. Qua sotto c'è qualcuno che grida. Se mandate due macchinisti nostri così, delle iene capiscono dove spostano direttamente. Vado io. Due macchinisti. Allora Fabio. Vado io. Fabio, ci racconti? Fabio. Raccontaci proprio la genesi. L'incontro con il libro, la diversità di stili e di generi che hai scelto in questo film. Allora, io sono salito a bordo di questo progetto quando c'era già una sceneggiatura, uno stato primordiale, il film era molto diverso, era una commedia, se vogliamo, un po' più tradizionale. E quindi era già stato fatto parte del lavoro, era già stato individuato un protagonista e diciamo che quello che io ho tentato di fare è questo spostamento verso il genere e l'esperimento era quello di riuscire a mixare più generi, la commedia con l'azione, con il thriller, facendo in modo che questa dialettica tra protagonista, tra questo scrittore e il suo mentore Oscar Martello tenesse incollata la storia, e mi piace pensare appunto questo esperimento come un remix degli elementi che sono più tradizionali del cinema italiano. E, era una sfida, però io sono molto soddisfatto di quello che ho fatto e sicuramente il libro di Rodo Vecchi è stato un materiale utilissimo soprattutto nella costruzione dei dialoghi. Poi noi avevamo bisogno di mettere in gioco più forze per costruire una storia che fosse più di genere, più thriller. E quindi abbiamo aggiunto degli elementi e abbiamo molto più giocato con i toni. E forse rispetto al libro il luogo in cui si svolge la nostra storia è più un metaluogo, diciamo che inizia e finisce con il film, non ha un'intenzione di critica tagliente rispetto a una roba reale. Infatti abbiamo scelto questo film, questo titolo per il film che è Dolce Roma, no? come se non fosse Roma, come se fosse questo luogo immaginario chiamato Dolce Roma. Tra l'altro non so se che avete già depositato, perché è un marchio che qualche prodotto potrebbe utilizzare, avete già fatto. Ci sono delle pasticcerie, l'unica, l'uomo che c'è già qui potrebbe forse farmi causa, ma non fare un amico, è la pasticceria dove apro io, il ghetto ebraico, che è Dolce Roma, però abbiamo depositato ovviamente tutto quello che è Dolce Roma, perché noi siamo proprietari in tutte le forme possibili, immaginabili, ma magari ci verrà in mente di fare qualcosa, Dolce Roma 2, Oscar Martello deve tornare, ma ci torneremo. Ma questo poi ce lo spiegherete. Cioè, tu vuoi fare una domanda? Sì,
Buongiorno, Fabrizio Zonetti, Scopermania Sarve. Volevo fare una domanda a Lorenzo, che è il medico. Volevo chiedere se secondo te il tuo personaggio Andrea era già pronto dall'inizio, diciamo, a trasformarsi in questo modo da sfigato a cinico e non dico nient'altro per non svelare tutto il resto, e se ci racconti un po' la trasformazione di Andrea, il suo cammino. Mentre invece a Valentina Belè volevo chiedere se ti è mai capitato che qualcuno per promuovere un film ti abbia fatto una proposta, insomma, strana, senza fare nomi, non a questi livelli naturalmente, ma se ti abbia chiesto qualcosa, insomma, di particolare per aiutare la promozione di un tuo film. Qui rispondo subito. Sì, grazie. No, non mi è mai successo. Ma la conferenza stampa deve ancora finire. Ne parliamo dopo sto buono. Quindi non c'è il picchio, infatti. Dov'è di Rienzo? Non c'è una grande trasformazione, la trasformazione nel film, dello spettatore, il ruolo è già lì, Andrea è già lì. È stato molto difficile con Fabio trovare un modo per cercare di nascondere questo personaggio, comunque renderlo meno scoperto, cioè più di capirlo. E quindi lui non cambia, lui è sempre così, lui non ha Marco del personaggio. La cosa divertente del film, infatti, il tentativo che abbiamo fatto insieme è quello di portare lo spettatore a fare l'arco. E quindi per lo spettatore internamente fa l'arco del personaggio, ma il personaggio non l'ha mai fatto, non si è mai spostato da lì, nonostante lo vedi in maniera diversa. Infatti questo volevo dire. È un arco apparente. È un arco apparente, quello che vedi è esattamente, secondo me, quello che avviene molto spesso per i ragazzi della mia generazione, negli strumenti di forza che sono molto lontani da quelli delle altre generazioni. E però questo non vuol dire che non siano abbastanza valide, quindi il giovane contro il vecchio, come ci si affronta, che tipo di strumenti ha e soprattutto vince, perde, e secondo me nel film insomma, viene studiato anche questa situazione, no? Che parliamo di Dolce Roma, del cinema, ma in realtà è una metafora del potere per qualcosa che avviene veramente a tutti i ragazzi della mia generazione, cioè quelli che non hanno la possibilità di comprarsi una casa. Allora forse siamo anche un po' incazzati, no? E quel tipo di rabbia, cosa vuol dire? Come evolve? Secondo me che qualcosa c'è. Grazie. Volevo fare una domanda? No. No, la cosa che volevo chiedervi, maneggiare il cinema dentro un film, no? È una delle cose che credo più pericolose del mondo, no? Perché conosciamo tantissimi film che in un modo o nell'altro poi, no, si sfocano, diciamo così, rispetto a cose, non afferrano l'obiettivo, proprio perché è un mondo già così fortemente connotato, che poi adesso Luca va a spostare il suo no, gli tiro la mia da fuoco pure si lascia. Beh, magari non sa. Allora volevo sollecitare no, tutti su questo. È una riflessione che ho fatto assolutamente dall'inizio ed era un pericolo di cui ero assolutamente cosciente, perché alla fine un film che parla di cinema ha il rischio, cioè c'è il forte rischio che poi si rivolga agli addetti ai lavori un poco di più. E quindi la mia intenzione era quella di realizzare una storia che fosse più universale possibile. In questo senso il film oserei dire che non parla del cinema italiano, ma il cinema è un pretesto, è come una metafora che rappresenta un sistema di potere in cui si introduce un personaggio apparentemente sfigato che in realtà è lì per hackerarlo, cioè è un personaggio che non è a suo agio dentro questo sistema, in qualche modo questo personaggio quindi è una figura, è un simbolo, un archetipo, è facile probabilmente per il pubblico e per una certa generazione identificarsi, perché il disagio all'interno di un sistema è qualcosa di più universale, così anche gli altri personaggi. Oscar Martello è il produttore, ma in qualche modo è anche simbolo di un mentore, potrebbe essere la stessa figura all'interno di un gangster movie, il boss, insomma, il boss della malavita. Quindi sono dei meccanismi ed è un film che alla fine non è sul cinema ma tra i rapporti dei personaggi. Io questo, come dire, è una cosa che lo metto dall'inizio, e il cinema è il contenitore, diciamo, il pretesto che poi ci dà anche l'occasione di mettere in scena delle cose divertenti, perché comunque abbiamo a che fare con
dei luoghi comuni del cinema che comunque fanno sorridere. Io, se posso aggiungere una cosa, siamo in un momento storico che sì, fare il metacinema è sempre molto rischioso, ma in questo momento il cinema, il pubblico lo conosce molto di più. Le dinamiche del cinema, il produttore, le cose, vedi Me Too, quello che è successo, cioè comunque il pubblico sa più quello che succede. Ha detto giustamente, fa un luogo comune, quindi il cinema come topoi, no? Come luogo, derivi di pelle d'oca. Taxi! Però sì, cioè come un luogo capace, che è di facile lettura per tutti, dove poter raccontare una storia invece difficile, come lo è. Allora, visto che parliamo di topos e topoi, topai molto da giovane, no, poi non topai più. Uno cerca di elevare, poi niente. No, Luca, appunto, no, mi sono lasciato il fratello, rompere il cazzo, stai zitto. Esatto. No, se parliamo di questo, tu sei un archetipo di un certo tipo di produttore, poteva essere un capienza, come dici tu, Fabio. Io sono il produttore. Sei il produttore. Io sono oltre Barbareschi. Martello è oltre Barbareschi. Oltre Martello non c'è più niente, c'è il silenzio, dei torni, che è un famoso film. Insomma, Martello è un personaggio, io sono grato a Pino Corrias, perché mi ha dato la possibilità, attraverso un personaggio, di dire tutto quello che penso nella vita. E sfogare. Sì, perché cioè, stiamo rincoglionendo tutti, no, lentamente, nessuno dice più quello che pensa, nessuno fa più quello che dice, è una roba terribile, no? Perché stiamo trasformando la nostra vita in una specie di fuochi spenti. Invece Oscar, meraviglioso Oscar, picchia a sangue gli sceneggiatori. Qui c'erano le Iene, mi hanno tenuto, io volevo scendere e picchiare. Ma picchiare, no, dice, ma non è giusto. No, è giusto, perché non possiamo essere vittima di degradati mentali tutta la vita e non reagire, no? Perché Oscar Martello picchia, butta giù dalle scale, fa tutto quello che non va fatto nella vita. Ed è un personaggio, come si dice, larger than life, meraviglioso, guascone, mente, piange, si commuove, cioè non ha freni inibitori. E questo è quello che noi tutti dobbiamo diventare, se vogliamo salvarci dalla noia totale che sta avvolgendo, questo enorme tetto che sta avvolgendo la città, no? È una roba terribile. Noi cadiamo nelle buche e i magistrati ci incriminano perché dicono: lei deve sapere che se va a Roma cadrà in una buca, capite? Siamo, sì, è una città, è tutto paradossale, no? Per cui se caduta una buca, si è fatta due femori e ti dicono, siccome se lei si lamenta, lei a Roma deve sapere che cade nelle buche e paga lei il comune, questo che si è rotto tutto, risarcirà il comune perché lui non ha. Siccome tutto è diventato paradossale, la reazione è quella normale, umana, di mandare a far culo qualcuno, reagire, è finita. Non c'è più, e noi dobbiamo reagire a questo. Oscar Martello che tornerà, deve tornare, non può morire Oscar Martello, tornerà e questo personaggio. Questo qui, ne parliamo alla fine della nostra chiacchierata. Volevo coinvolgere, non vedo però ci alzate, quindi continuo io, volevo coinvolgere Pino Corrias, proprio su, hai visto il film? Ti è piaciuto moltissimo, come anche ti complimenti con tutto quello che hai visto e che hanno fatto. Fabio e Luca hanno detto delle cose, no? Di guardare al di là del mondo che viene rappresentato. Entriamo dentro il tuo romanzo invece, no? Come il romanzo dialoga con quello che abbiamo visto o non dialoga? Ci sono dei fraintendimenti? Guarda, fraintendimenti no, nel senso che è quasi un'altra cosa, nel senso che ha uno spunto. Io penso che i libri, la letteratura, la scrittura appartengano a un mondo e il cinema a un altro mondo. Il libro è un'invenzione su dei caratteri, dei personaggi, dei luoghi veri, realistici, però è trasformato secondo il mio stile. Il film prende questo materiale e ci lavora ancora e lo trasforma in un'altra cosa, che va bene così. Gli occhi del regista non sono gli occhi dello scrittore. Ci tenevo a dire due cose. All'inizio il mio libro si doveva chiamare Dolce Roma, poi tutti mi hanno detto, guardate, qua c'è una pasticceria che si chiama Dolce Roma. Allora è diventato il titolo della prima parte del romanzo, perché è diviso in tre parti. E ho scelto questo Dormiremo da Vecchi, che è diciamo
l'essenza della filosofia mentale di Oscar Martello. Sono grato a Luca di questa trasposizione cinematografica e a tutti quelli che hanno lavorato, anche per una cosa mia privata, cioè io per 2 anni sono stato tormentato dalla domanda ricorrente: chi è Oscar Martello? A chi ti sei? E io spiegavo che erano tanti produttori che ho conosciuto nella mia storia. Ora finalmente posso dire che Oscar Martello è Luca Barbareschi, perché l'ha fatto in un modo strabiliante, è esattamente come me lo sono immaginato io, che è un insieme di difetti e di qualità, perché Oscar Martello è questo, è i difetti peggiori di un imprenditore pirata e squalo, ma anche un uomo tragicamente romantico e quindi fragile, e quindi ha questo mix di colori e di sentimenti che secondo me lo fanno un personaggio, non dico universale, ma insomma molto generale per identificare tante persone che incontriamo, specialmente nel mondo del cinema o della televisione, ma non solo, anche nel mondo delle aziende, dei mondi verticali che ci assediano. Grazie. Tu volevi fare un'altra domanda? Vorrei sentire. Sì, mia moglie. Non lo so. Ti possiamo sentire tutti, non è vero. Scusate, sempre io. Vabbè, per esempio volevo sentire sicuramente Valentina, come ha interpretato un'attrice, no? Quindi il cinema nel cinema, quindi l'attrice che fa l'attrice. E mi incuriosiva anche Francesco Montanari, un ispettore con la stessa verba, diciamo, del cacciatore, nulla a che vedere. E poi naturalmente Claudia Gerini, che fa il bagno nel miele. Insomma, se ci raccontate un po' qualcosa delle storie, non tanto dei personaggi, ma della storia, insomma, di come avete tirato fuori ognuno il vostro. Grazie. Sì. Per me lavorare su di Jack Rand è stato abbastanza complicato. È stato complicato perché è un film folle, un film che è un circo. Come avete visto, riunisce diversi generi e anche sotto il punto di vista recitativo lo fa. E io sono entrata in corsa in questo film qua, sono entrata molto al secondo, quindi è stato molto complicato trovare la mia corda, insomma. Sì, poi rispetto al fatto che è un'attrice, insomma, non ho molto da dire, non ho niente in comune con Jack Rand, grazie a Dio. È un personaggio, per me è questo, è un personaggio senza speranza. Dal principio del film non ha speranza. Però io mi viene da dire questo. Claudia, vai. No, vai. Ma vai. Signorina. Sono signorina. Allora. Io sono stata... Anche io, insomma, ho amato molto... Quando ho letto la storia mi è piaciuta molto questa figura femminile, grande... Una donna eccentrica, una donna abituata ad avere tutto, una donna che comanda in qualche modo, molto, molto affascinata e innamorata del magnetismo, no, del suo Oscar, perché ovviamente sono una coppia in qualche modo molto complici, sono complici del loro matrimonio così di interesse, dichiarato, uno dei primi dialoghi dice il nostro matrimonio durerà tutta la vita perché è fondato sui nostri reciproci interessi, e una donna così è molto, in qualche modo, ambiziosa di mantenere il suo prestigio, il suo, ovviamente anche, diciamo così, che cerca e vede in questo scrittore, mi sono piaciute le relazioni, insomma, che lei ha, insomma, nei confronti di Oscar e di Andrea, che lo vede inizialmente così difeso, no? E lo guarda quasi con un sorriso, perché anche lui rimarrà invischiato nel miele di questa Roma così, dove tutti cercano un posto al sole. Quindi io ho amato molto i lavori di Fabio,
molto contenta di lavorare con lui, perché sapevo insomma che avremmo tirato fuori sicuramente un registro e un film unico in questo, insomma, questo panorama, no, italiano. Quindi insomma sono stata molto felice di questa proposta. E poi volevo tanto lavorare con Luca e tanto perché, scusate, spara tutte ste cazzate. Scusi, ma io sto parlando, ma che educazione! Ma che educazione che lei viene qua e interrompe, tra l'altro non è stato neanche invitato, è molto maleducata questa cosa. Insomma, non è stato stiamo facendo una conferenza stampa, se loro... Stiamo facendo una conferenza stampa. No. Stiamo facendo una conferenza stampa. Lei ha detto che ho fatto sanguinare. Lei ha fatto sanguinare mia figlia e la pure. Scusi, non è questo il momento. Non è questo il momento. Mai lei sta disturbando la sua vita così importante? C'è una sequenza di Vienna? Ma queste persone sono dei giornalisti veri che stanno qui a lavorare e non vogliono sentire le sue problematiche. Questa è una forma di fascismo. Scusate, possiamo continuare? Sì, ma tranquilla, sì. Siamo allora, no, cioè, prendiamo la conferenza. Quindi, non è successo niente. Questo lo dico e lo chiudiamo così. Questa è una cosa. Il signor Berlusconi dovrà capire che finché produce questa roba qua, produce tossicità per l'umanità. Per cui con questo chiudiamo questo capitolo, ma è una cosa vergognosa che noi siamo in mano a dei cretini ogni giorno che si permettono di interrompere il vostro lavoro e il nostro lavoro per cosa? Per fare fatturato pubblicitario per Mediaset? Lo chiedo, questa non mi sembra vergognosa. Questa vergognosa, e non è possibile che noi siamo il paese è in mano a degli stercorari. Grazie. Io avrei finito. Allora, Francesco. Vabbè, buongiorno. Ho avuto mai attore dell'ingresso in scena migliore. Si era tutto calcolato. Tutto calcolato, però gli ho fatto male prima. Era famoso Nancio. E ora lo stercolare. Eccolo. Perdevi tempo, perdevi tempo. Allora, io sì, no, insomma, ho molto di questa situazione. E io faccio Raul Ventura, che è un ispettore, una funzione drammaturgica che arriva a un certo punto che aiuterà, vabbè, ma voi l'avete visto il film, quindi mi racconto la storia. Dice, parlando con Fabio, dice, ma come lo facciamo questo Raul Ventura? E allora ci siamo messi a parlare, siccome poi è ostacolo. Siccome poi no, Oscar Martello era sempre molto iperattivo, no, tutto ritmo velocissimo, come il modo della vita, in realtà no, la contrapposizione è uno proprio che è stanco, fondamentalmente, quindi un po' un ispettore Colombo, chiaramente più giovane, che ha un trauma, che ci è piaciuto pensare che fosse avesse avuto dei problemi con l'alcol da giovane, adesso risolti, infatti c'ha la pancia, insomma, tu direi perché è sempre gli occhiali così? Perché è stanco, e quindi lui non vuole levarseli, preferisce leggere così piuttosto che togliersi, e ci piace anche pensare, non so, mi piace pensare che lui in realtà fuori scena ha un gruppo country, di cui lui fa il frontman, si chiama I Venturas. E quindi sì, insomma, fondamentalmente parla lento, è tutto molto lento, molto a rischio di cambiare canale, no, è stato molto bello. Poi io ho mandato tanto il film precedente, cioè il primo film che ha fatto Fabio, e insomma sono stato molto felice di far parte di questo grande circo sognante. Bello. Io vorrei sentire anche gli altri interpreti, cominciare dal regista che vuol fare le inquadrature dei piani di sequenza, non riesco più, così non possono essere tagliati, che non è vero, come sai, no, che uno può intervenire. E poi appunto vorrei sentire il mano tutti quanti, prego. Beh, io ho fatto molta difficoltà a chiamarmi nel ruolo, perché insomma un regista che fa film brutti e che ha a che fare con un produttore megalomane. Io non mi sono mai trovato in questo momento in tutta la mia perché tu come studio del personaggio, ho indossato queste camicie di flanella e questi occhiali,
che non riguardano. Ma chi era il tuo produttore, scusa? No. Andiamo avanti. Chiaramente quando Fabio mi ha detto vuoi partecipare a questo film, è un film dove c'è barbareschi e delle spade giapponesi, io ho detto cazzo sì. Vuoi leggere la sceneggiatura? No, non mi interessa, mi bastano okay. Due elementi, no, mi bastano questi due elementi, cioè firmo col sangue dove devo firmare, quindi è stato il mio iter. E ovviamente il film ha delle chicche sparse, io mi tolgo il cappello, no? E è un purpurri di situazioni, è un personaggio potentissimo, quello dell'aggiù in fondo, c'è uno schermartello totale, cioè Ismael collegato con gemelli, che altro, insomma, cos'altro? Però è una cosa che non ti appartiene, sono esperienze che non hai mai vissuto. No, ho fatto molta difficoltà, caro. Mestiere dell'attore. Amanda, voi invece di distributori, esercenti, così non ne abbiamo mai incontrati. Ecco, io faccio un distributore, un esercente, socio di Oscar Martello, e la storia si dice che ne abbiamo combinate delle belle sin dai tempi di gioventù. Mi sono trovato molto bene con Fabio, di cui sono un fan, sul set non ti dice mai niente, che cosa veramente cosa. Vuol dire che è uno sicuro di sé. E è una cosa che mi ricordo delle tante cose che mi sono divertito enormemente a fare questo che io considero un film differente, finalmente differente. E quando mi ha arrestato Francesco Montanari, che io ero in galera, allora ho guardato e gli ho detto. Non fame, se era stato per mandare. No, ma lo so, che anche Alessandro. Io faccio il cattivo, la mia professione, la mia specialità è spaventare le persone, quindi quello faccio. Mi sono divertito molto, è un ottimo gruppo, molto ben assortito e grazie alla produzione è stata un'esperienza divertente. E sono contento di partecipare a questo nuovo progetto perché sarà sicuramente un modo nuovo di fare cinema in Italia e quindi ci sarò più. Grazie. Grazie a te. Io a questo punto coinvolgerei Samantha. No, la fai cinema? No, però è stato detto, credo che sia almeno. Sì, molto gentile. No, infatti là davanti che non vedo le vostre braccia che mi separava poi arriva un'altra incursione. Ma io basta. Sai, si diceva un film particolare, no? Mi sembra qualcuno abbia usato questo aggettivo. Re Cinema naturalmente non è morte, questo sappiamo benissimo. Quando arrivano questi progetti, ve ne arrivano molti, e questo va anche uso. I progetti così, non a norma, non standardizzati. Beh, ne arrivano tantissimi, ma non di questo genere che è una commissione di generi e che è, si è presentato subito con un progetto di veramente di intrattenimento di alta qualità, oserei definirlo, che è molto difficile. E invece questo ce l'ha un po' tutte, perché c'è il noir, perché è spassoso, perché è molto ironico, perché c'è ritmo, perché c'è l'action, perché c'è dei personaggi vibranti ai quali credi dal primo momento e al di là dei giudizi, perché il film non ha giudizi, tu empatizzi con tutti i personaggi rappresentati. Dunque, meglio di così. Già dalla sua scrittura, qua venendo dal libro Dormiremo da vecchi, già si presentava un progetto unico, molto speciale. La sfida era, vediamo se poi nella realizzazione manterrà le qualità, diciamo, la promessa. Secondo me l'ha mantenuta, è alla grande. Quante copie è? 200, cioè ora 200. Prego. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, io volevo fare una domanda a Claudio per tornare sul discorso della scena del miele. Allora, innanzitutto com'è fare il bagno nel miele, insomma, e poi la difficoltà che c'è stata per girare questa scena, immagino. Grazie. Sì, è stata. Ma questa scena mi preoccupava molto perché
insomma, tanto molto incerta, molto dovevamo renderla insomma vera, e quindi quando ho visto, era il primo giorno di lavorazione per me, mi hanno accolto così, con una vasca piena di glucosio, e, dove si scivolava, non riuscivo proprio, no, è stato buffo, divertente, è stato estremo, perché in effetti, però nel suo bagno, quello è il suo angolo di paradiso, dove c'è anche un'opera d'arte, cioè così, insomma, quando ho visto il bagno ho capito tutto, perché io dicevo, ma siamo sicuri che questa vasca sia credibile, però Elga è anche questo, perché le proprietà del miele sono emollienti, idratanti, eccetera, eccetera, funziona molto. Funziona fare il bagno del miele, sì, poi prodotto proprio da lei, quindi è biologico. È stato particolare, si scivolava dappertutto, ero nuda, però vestita insomma così di arte della mia pelle, però è stato secondo me appunto quel giusto mix di follia e anche questo dialogo poi col marito, entra insomma, ma dov'è questo? Nella quotidianità più totale, no? Quindi un dialogo molto così, e poi dopo invece toccano te, insomma, che loro si continuano a beccare, no? E quindi insomma è stato bello. Io ero preoccupata, invece sono contenta di quello che ho visto. Buongiorno, io ho una curiosità, quando vi ho visto a ottobre il film di Virzì, che era sul cinema, e c'erano dei nomi e cognomi, però poi quando si è fatto dire ma questo personaggio chi è, Virzì, cioè no, non è un personaggio specifico, quel produttore non è quel produttore, qui tu è, guarda, l'hai scritto, io sono io all'ennesima potenza. Però mi domandavo, gli attori, i registi del film, hanno dei modelli in realtà oppure anche voi dicono no, sono generici? A chi è la domanda? Ti guarda. E se tu mi confermi che sei tu all'ennesima potenza? Sì, ma io quando uno fa un personaggio, io è tutta la vita che faccio questo mestiere, e faccio girare, mi dicono un po' la tua vita, la tua storia, la storia dell'Eliseo, la storia delle tue battaglie, poi faccio il penitente, che è una roba che non c'entra niente con Cirano, dicono beh, la tua storia, la tua vita, sei ebreo, ce l'hanno con te, poi c'è un'altra cosa, questa è una cosa che accade a tutti gli attori. Ma questo accade per uno strano meccanismo di mimesi in cui ognuno di noi, quando fa un personaggio, cerca di mettere una parte di se stesso, ma in realtà sta rubando vari pezzettini di un puzzle più generico in cui scegli delle cose che siano utili a quel personaggio. Nel nostro lavoro, credo, di attore, che è un lavoro secondo me per sciamane, è un lavoro meraviglioso, noi in realtà costruiamo delle cose strane, perché accade un inganno nel pubblico, in cui il pubblico è convinto di vedere una persona e tu mentre fai quel personaggio dentro hai 50 personaggi diversi. Non so come spiegare questa cosa, ma è chiaro che io, essendo stato a cena una sera con Aurelio De Laurentiis, ho rubato delle cose da Aurelio, ho rubato delle cose da Valsecchio, ho rubato delle cose da... ho detto me, perché avendo un senso dell'autoironico conosco perfettamente. Sono 60 persone che lavorano qui e mi conoscono come posso sclerare improvvisamente su qualcosa che non funziona e trascinare qualcuno dalle scale perché vedo che non è proposto qualcosa. Claudio Gaeta, che là si nasconde ma porta avanti tutti i miei set da circa 10 anni, 15 anni, 20 anni, tutti i nostri, però è sopravvissuto anche a me. Ho rubato anche delle cose di Gaeta, perché Gaeta è un uomo terribile, a volte può spezzare le gambe dei macchinisti, può fare qualsiasi cosa. Per cui uno si nasconde dietro un'altra cosa. La cosa più facile oggi sarebbe fare la provocazione dicendo un nome, ma qualsiasi nome non è abbastanza per il film, perché il film è molto più complesso. E mi spiace quando qualcuno si identifica e si incazza e dice ma hai rubato una cosa. Ma io ho rubato a mia mamma, a mio papà, ho rubato pezzetti della mia vita a tutti per fare un bel personaggio. Come diciamo noi, uccideremmo per una risata. Tu vuoi sapere? Personalmente no, non credo che ci sia uno scrittore di quel tipo in Italia oggi, sì, a livello, non con tutte quelle caratteristiche, diciamo che quello lì è stato
forse il contrario, invece di aumentare me stesso all'ennesima potenza, era quasi un ridurmi all'ennesima potenza per riuscire a far passare un messaggio che appunto fosse non tanto relativo a me come attore, ma quanto veramente come un po' come generazionale, proprio come giovane che cerca di, e quello cerca di fare. C'è una domanda qui. Sì, tirava qualcuno in particolare per fare il tuo personaggio, perché io ho ritrovato nelle tue caratteristiche un po' di Edward Mani di Forza, un po' di personaggi del Warner che facevano i soldi, quello che camminava. Certo, certo. Allora sì, chiaramente vabbè, io come attore prendi e devi dire le cose che ti piacciono di più e cerchi di riportarle in Italia. Fabio parlava di un hacker prima, questo qua è un personaggio che abbiamo visto, se vuoi, in Mr. Robot, ok? Allora lui più preso per quello che potevo fare io adesso, perché sennò quello lì era in Inghilterra, tutta un'altra storia. Però sì, si tratta, come dici te, di stereotipi a cui non siamo abituati a vedere in Italia. Ma com'è questo film? Questo film, come si vede? Va. Questo film mi ricorda molto The Snatch. Vabbè, la domanda è la sua, se no diventa... Però stavo dicendo che questo film mi ricorda molto The Snatch, lo strappo, e quindi grazie. Scusatemi. Sì, no, rispetto a me non mi sono ispirata a nessuno particolare. Immagino che siano dinamiche esistenti, per quanto potrete forse guardare o forse anche no, nel film. Non conosco personalmente attrici che hanno avuto questo tipo di rapporto, e quindi no. Sì, 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 sì. Io ho ovviamente risposto alla domanda che mi risolti. Sì, mi sono ispirato alla versione peggiore di me, credo, un po' come Barbareschi. In realtà quando sei in quella situazione, quando sei al volante di una macchina molto grande, molto complessa, molto, cioè il delirio di onnipotenza è dietro l'angolo, quindi sono stato lì e ci sono tornato in vacanza, è stato terribile. Bello, ora c'è la tua domanda, sì. E poi ce n'è un'ultima di Claudio, e ecco, qua è l'ultima. Volevo chiedere a Fabio, tra le chicche di cui parlava il regista del film Barbuto, c'è una che mi ha fatto divertire molto. Io sono napoletano di origine, il camorrista vero che parla, sembra quasi un camorrista dei quartieri spagnoli, e poi parla un italiano fortito, parla di interiorizzazione. Sì, sapere, scusami, se è tratto dal libro o è stata una tua invenzione registica? No, nel libro quel personaggio non c'è, una cosa che abbiamo aggiunto noi appunto per avere una forza in più in gioco, in questo gioco di generi. E mi piaceva immaginare, insomma, che Lello in realtà fosse, come dire, ispirato da questa cinematografia sulla camorra, che in realtà ambisse forse a fare l'attore, forse a fare l'autore, più che a fare il camorrista. Il camorrista fosse, come dire, un ruolo che era costretto a recitare. Questo mi divertiva molto. Salve, sono qua. Una domanda scherzosa per Barbareschi. Volevo chiedere se, come Carlo Martello, anche tu hai chiesto un bel Davide Donatello. Ma Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra. Allora Carlo, Oscar. Sì, dai, un Oscar, un Davide Donatello comprato anche lui, come ha fatto lui. No, non ce l'ho, ma presto lo farò, siccome non lo vincerò mai, perché è scritto, non vengo neanche invitato, comprerò un Oscar, forse a questo punto, perché avevo un Davide, compro un Oscar, un falso, vero, che metto, e la scena che mi piace di più, perché la scena mi sono ispirato a un video bellissimo che ho visto in un'intervista di un noto personaggio della politica italiana che mentre scendeva in un cavò dove c'erano delle opere pazzesche diceva: questo è un Berrini, non è mio, non so perché è qui, comunque non importa. diceva è falso probabilmente, ma tanto chi lo vede, né io né chi sta qui in un cavò. Mi piaceva questo vivere in un mondo assolutamente suo, cioè uno che si compra un Davide Donatello vorrebbe mettere il prezzo, perché questa è un'altra cosa che secondo me è molto bella. Se vuole mettere il prezzo, mi moglie l'ha voluto. Ha voluto con il prezzo. E poi non ho potuto. Cioè, è molto di questo mestiere.
mestiere, le spade, no? questa voglia di essere presente in tutto il mondo, essere il protagonista, cioè, sono andato a festa della fiction di Tokyo, cioè, noi viviamo, credo che sia la storia dei buchi neri, noi viviamo in enormi buchi neri, chi fa il nostro mestiere, e questi buchi neri non si riescono a riempire, anche se incassi 500 milioni di euro per un film, è un buco nero che si apre sempre di più, per cui fare questo personaggio era un'occasione ghiotta per un autore, io l'ho offerto a chiunque, oggi lo posso dire, lo possiamo dire, tutti hanno detto di no, perché io non volevo fare questo personaggio, perché non volevo se dicesse che il produttore faceva anche l'attore, e allora ci guardavamo, andavamo al cinema, poi pensavo magari al cinema Barbareschi, non chiama più al cinema, che lo vuole, no? Allora l'ho proposto a Castellitto, ma ho detto di no, ad un altro, ma ho detto di no. Alla fine diciamo, devo dire, l'unico che aveva stima di me era Resinato, tanto lui diceva, ma perché non lo fai tu? Dice, ma no, lascia stare. Allora diceva, ma guarda che tu lo faresti meglio degli altri, ma no, no, siamo belli. Allora tornavamo all'attacco quell'altro, no, poi c'era i Casini, Me Too, ci odiavano tutti in quel momento, ho preso Brizzi, un bordello. Quindi una mattina ho detto, mi sono girato e ho detto, Oscar Martello sono io, basta. E abbiamo fatto il film e credo sia il più bel personaggio della mia carriera e spero che questo incida, perché io e Claudia vogliamo fare dei film insieme e io voglio dichiararmi davanti alla stampa, siamo la più bella coppia del cinema, no, non dico la verità, no, la più bella coppia del cinema italiano, più sexy, noi saremmo una coppia pazzesca, come lo saremmo anche io e Ricchetti, per esempio, una cosa completamente diversa, è un uomo che avanza, ma allo stesso tempo io e la Belletta, che non è una mia fan, proprio in generale, proprio le sto sul cazzo sempre. Ma è meraviglioso, perché è bello il rapporto che si hanno con le attrici, no? Io le ho offerto di fare questo film e anche un film, una cosa dopo, meravigliosa, che era il Cirano, e lei ha bidonato nel Cirano e poi da delle prese diceva, mi stai un po' sul cazzo, che ha detto un produttore, no? Che è un collego, mi finiva, mi uccideva. Però alla fine io l'ho voluto bene, se la volevo buttare dalle scale ogni tanto, però l'ho voluto bene perché è un'attrice straordinaria. Come farei un film con Montanari tutta la vita? E lui mi sta sul cazzo veramente. Lui lui è proprio tutto quello che uno dovrebbe buttarci dalle scale. Infatti l'abbiamo messo anche dopo di Brizzi, lo odiamo talmente che ormai è un personaggio feticcio per noi. Però questa faccia, sai chi mi ricordavi? Massimo Mazzucco, quello che faceva i film da giovane. Massimo Bosi. No, Mazzucco. Perché io e Mazzucco avevo un rapporto Senex Puer, no? Dove lui era quello saggio, era l'attore, per cui il cazzone del fondo. Però era sempre quest'area puntuta, no? E dicevo, Massimo, perché non facciamo degli stacchi in questa scena? So io quando si stacca. E io ti vedevo, quando avevo quella katana in mano, e dicevo, ecco Mazzucco, era lui. E quanti daydream vengono poi nella testa quando non pensare a qualcuno. Comunque io voglio ringraziare tutti quelli che sono stati vicino a questo film perché è stata un'avventura non facile, avete visto la ricchezza di immagini e devo dire voglio ringraziare Fabio perché mi ha messo a mio agio dal primo secondo e questo per un attore è importante perché fare un personaggio, Oscar Martello non è un personaggio facile da fare perché è continuo su, giù, destra, sinistra. E Claudio mi conteneva quando c'era da fare qualcosa, bastava uno sguardo e allo stesso tempo mi lasciava anche inventare sul set, una cosa importante, con delle battute, con delle gag, delle cose, e poi ci guardava e diceva troppo, aggiungiamo, beviamo. E quello di cui stiamo vedendo di questo film, mi spiace che sia libero qua, non so perché non ci sia, ma libero è matto come un cavallo, perché è un film credo unico in quella che è la cinematografia italiana degli ultimi anni, perché è spettacolare. E Claudio l'ha fatto con un budget, Fabio, l'ha fatto con un budget normale. E quando l'abbiamo presentato a Los Angeles, un mese fa, quando siamo stati a Los Angeles, per l'Italia, lo screening, quelle cose là, ci hanno detto, ma questo film qui cos'è costato? 10-15 milioni? E dico, no, questo film mi è costato 4 milioni, 2, 4 milioni e 3, quanto è costato? 4 e mezzo. 4 e mezzo, io rimuovo perché
Applauso all'onestà. Un plauso, sì. No, perché Claudio, soprattutto io, sono il peggior produttore di me stesso, perché quando faccio delle cose mie poi è Claudio che mi deve frenare. Perché sembra un film fatto con molti più mezzi e questo lo dobbiamo a Fabio, grazie. Ci sono ancora due domande. Io ho due curiosità, una per Luca, se mai nella tua carriera ti sei ritrovato proprio produttore attraverso vari film, che come ne hai reagito? E poi per Lorenzo, se mi è capitato da attore quando ti hanno chiesto magari ma questa scena come è avvenuta oppure rifaresti qualcosa in questo film, se hai dato dei suggerimenti o hai reagito come il tuo personaggio, perché sul rifare o no una scena. Guarda, io tento di salvare i miei film o le mie fiction o i miei prodotti teatrali dalla mattina alla sera. E a volte vengo odiato per questo, per i toni che uso, perché purtroppo amo il prodotto che faccio, so quanto ci metto a fare un film o uno spettacolo, quanto lavoro c'è prima, durante e dopo, e devo dire che sono il peggiore incubo di Lonigro della 01, perché lo chiamo ossessivamente su ogni film, la mattina alla sera, dicendo quante copie, quando usciamo, in che cima, perché? Ma perché non è quel film? Ma prego, e credo che Lonigro dovrebbe strangolare tanto. E Paolo Dal Brocco che si è ammalato per colpa mia, adesso ho una bronchite, non ho potuto venire, ma in questi giorni l'ho ossessionato, ma perché la passione, perché è talmente faticoso questo mestiere, talmente che l'idea che quando arrivi al traguardo possa succedere qualcosa che non va, è terribile, per cui ne ho fatte di peggio, sono andato a minacciare dei distributori nella mia carriera, mi ricordo facevo un film tanti anni fa ed era fallito il distributore, poverino era proprio fallito, e lui si chiuse in casa, cioè io riuscì a entrare in casa, e lui si chiuse in bagno, e dicevo vieni fuori, e diceva no, no, cioè, vieni fuori, sì, un uomo e distribuisci il film. E lui dice, non sono un uomo e non esco. E questo è stato il momento più comico, perché lui veramente non è più uscito dal cesso, dal bagno, perché temeva fisicamente, perché era un film che noi avevamo fatto, era Summertime, ti parlo 40 anni fa, a cui io tenevo più della mia vita con Massimo Mazzucco, e nessuno ci voleva distribuire. Ma avevamo vinto Venezia, per cui dici, cazzo, ovviamente non cosa serve vincere Venezia se il film non esce. Per cui questo che aveva detto lo distribuisco io, poi non lo posso distribuire, io l'ho distribuito in casa fino al bagno, e al bagno poi mi dava dei calci alla porta, e dicevo, vai via, non c'ho più soldi, vergognati! Lo vogliamo inserire? No, io non ho mai avuto questo tipo di situazione, fortunatamente non faccio un produttore, però come Andrea, d'attore ti trovi a escogitare delle tattiche per far sì che tu faccia quello che veramente vuoi fare. Quindi è chiaro che è sempre un compromesso, un attore deve darsi al regista, è il regista che decide, non puoi metterti nelle condizioni di dirigere te, sarebbe anche stupido. Però sicuramente quando ti accorgi che c'è qualcosa che vorresti far mettere nella scena e magari non tutti ti aiutano, beh sicuramente sei lì, ti guardi allo specchio e pensi qual è la tua strategia? L'ultima domanda allora, prego. Salve, buongiorno a tutti, una domanda per il regista e poi lo spazio per tutti gli attori. Vabbè, a te Luca piace un po' diciamo portare all'estremo un'idea, un concetto come può essere una gara di sport oppure andare avanti o arrendersi con un soldato come il disegno. Questo film in particolare qual è proprio l'idea su tutte che puoi portare all'estremo e poi per gli attori cosa hanno dovuto forzare per fare appunto il personaggio? Ma a me piacciono quelle storie che quei film che possono essere letti su più livelli, no? Quindi c'è una trama principale che in questo caso è anche abbastanza semplice, no? Se vogliamo. Però hanno anche un secondo layer di lettura che poi è quello che trasporta un tema e faccio fatica insomma a mettere il cuore, tutta l'energia che serve per fare un film se la storia poi non parla di qualcosa a cui tengo particolarmente. In questo caso si tratta di raccontare la storia di uno scrittore, comunque di un autore che vuole riuscire all'interno del mondo del cinema e che è ossessionato dall'idea che non riesce come quando scrive, a governare gli eventi, quello che gli accade nella sua vita, insomma, non riesce ad essere un attore di se stesso. Questo è un tema che per me è sempre stato insomma, fondamentale e quindi quando mi è stato proposto il progetto io ho visto questa cosa e
era un argomento che potevo trattare bene, e quindi quello che secondo me poi è strano, insomma, che un film che parla, che racconta il cinema, poi alla fine affronta un tema che è così universale e, se vogliamo, anche abbastanza alto, quasi filosofico. Però insomma, se siamo riusciti a infilarcelo dentro, secondo me è abbastanza bene, perché quando vira sul thriller e sul farà questa virata un po' psycho, insomma, la cosa secondo me diventa molto potente. E l'altra domanda rispondo io. No, perché sì. Tra non tutti, dai, scegliene almeno due, perché siamo veramente... Due. Scusami. Rispetto a forzare non so bene a cosa tu ti riferisca. Essendo un film molto estremo. Ah, estremo, sì, come dici. Sì, per me è stato difficile trovare la cifra, perché non riuscivo a capire quale fosse. Ne vedevo diverse intorno a me e mi confondeva. Quindi sì, diciamo, nella prima parte del film c'è una nevrosi, è nevrotica lei. Forse anche sopra le righe, è una recitazione abbastanza macchiettistica che mi terrorizzava anche, perché dicevo, viene bene oppure e quindi sì, mi spaventava molto. Poi nella seconda parte del film invece il lavoro che ho fatto io era cercare di far uscire più la verità, che poi non esce mai, perché si toglie una maschera e c'è un'altra sotto. Sì, diciamo, forse la difficoltà, la forzatura era trovare una cifra, una macchiettistica che non fosse proprio fuori stonata, ecco, rispetto agli altri. Allora, come giustamente detto, è un fumetto, no? Quindi uno va con la caricatura, prende il segno distintivo e cerca di trovare quello che vuole fare. In questo caso, appunto, sempre sullo scontro, però Andrea è molto differente da Oscar, no? Il tipo di caricatura fatta è al contrario, è positivo o negativo, quindi Oscar va tutto in positivo fuori, poi con anche tutto il resto. Invece però è emotivo. Invece, infatti, però non volevo dire troppo del mio personaggio, però Andrea, che dovrebbe essere quello invece che è tutto dentro, invece ti rendi conto che non è così. Però il tipo di lavoro sul segno, sulla caricatura è inverso, no? Quindi sul fuori e sul dentro. Se è funzionato, lo devi dire questo. C'è il clown. Volevo solo una cosa brevissima su Fabio, perché Fabio è un regista, tu non diceva mai niente, no? Però è un regista molto particolare, molto, molto bravo, innamorato dei personaggi. Cioè, io forzavo un po' sull'apparenza, no? Per esempio, ma la cosa bella che mi piaceva di Fabio è che lui vedeva il personaggio Elga, per esempio, e nel modo di dirigersi, cioè, diciamo, dava quella direzione che già avevamo dato nella lettura, però lo vedeva vivere e se ne stupiva. E a un certo punto c'era la scena di una festa, mi riferisco in particolare alla prima festa importante, e io ho fatto un'Elga un po' allegra, forse un po' brilla. E lui mi è venuto vicino e mi ha detto, non mi immaginavo Elga così, non l'avrei pensata così, ma era contentissimo, cioè come se Elga fosse un personaggio, no, proprio vero, che in quel momento forse si era ubriacata e lui non pensava che Elga si potesse subire un po' essere prima. E quindi questo voglio solo dire che ha dato una vera libertà di espressione vera e propria, in cui proprio anche nelle battute, ma quello si fa spesso, però non tutti i registi sono disposti a cambiare un po' il dialogo. Quindi con me è stato particolarmente, insomma, generoso e mi ha lasciato fare, ha preso vita questa Elga. No, grazie. No, ma aggiungo una cosa. Sì, no, secondo me il ruolo del regista è proprio quella di dirigere, quindi indicare una direzione, ma una volta indicata la direzione, si mantengono dei paletti, si va di là, poi l'attore deve fare il suo lavoro, giustamente. Quindi sì, a me piace che ma non solo gli attori, tutti capi reparto, tutti quelli che lavorano con me devono. Io sono contento che aggiungano qualcosa, che mi stupiscano e che
in modo che il risultato finale sia molto di più di quello che io ero, mi stavo immaginando. Perché quella è la cosa più bella in questo film, è successo sempre, da ogni punto di vista, su ogni aspetto. Quindi sono stato bellissimo. Voglio solo chiudere una cosa, non finale, ma in generale è un intervento corporate. Quello che vedete dietro sono i 100 anni dell'Eliseo. C'eravamo previsti un gol di fare del brand Eliseo Musica una cosa straordinaria, di Eliseo Cultura anche, l'abbiamo fatta, le serate di Eliseo Cultura sono dalle neuroscienze una cosa straordinaria, di Eliseo Cinema, fatto da là, Eliseo Ragazzi, Eliseo Cucina che è sopra, Eliseo Fiction, quest'anno ha fatto Mio Martini, La Strada di Casa, siamo 37, stanno facendo un altro film uguale La Strada di Casa femminile, sto ridendo perché, però siamo abbiamo fatto Rocco Chinnici e In Punta di Piedi, cose di grande qualità. E nel cinema questo è il terzo film che esce, abbiamo fatto prima, ovviamente è un film di cui sono molto orgoglioso, che è Mia Martini, con Riccardo Dona, di grandissimo successo, che è uscito anche nelle sale però. Abbiamo fatto il film di Brizzi, che è un film di cui sono molto orgoglioso, il film di Resinaro lo presentiamo oggi, fra qualche settimana presenteremo Thanks for Vaselina, di questo gruppo strepitoso di teatro con Luca Zingaretti che fa un trans da perdere la testa, vedi come è contenta lei perché gli hanno avuto un successo pazzesco, e chiuderemo la stagione di quest'anno con Jacques di Roman Polanski, che è il film più grosso della mia vita che ho fatto, per cui lo dico perché come corporate, come gruppo, questo lo devo a Claudio Gaeta, a Giulio Cestari, a tutte le persone che lavorano con me, sono più di 60 persone che lavorano qui dentro e che permettono a questo gruppo di essere diventato il gruppo, uno dei gruppi migliori forse oggi in Italia, che fanno cinema, teatro, televisione, musica e cultura. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, buon lavoro.